In via Savelli si trova un ristorante che si chiama Picchio Verde. Dentro possiamo trovare degli avventori molto simpatici, ma soprattutto la gestione è veramente fantastica. Ecco, incontriamo la signora Sara. Buonasera, signora Sara. Come va? Ci avventuriamo un momento nella cucina dove stanno preparando un piatto segreto che non possiamo vedere assolutamente. La signora Clara non ci permette l'ingresso in questa fantastica cucina. Stavamo per cadere e la signora, come vedete, è armata perché deve difendere i segreti della cucina del Picchio Verde. Ecco, proprio di fronte al ristorante Picchio Verde, attraversando questa strada, si trova lo studio dell'architetto Clementi. Ecco, pulendoci un pochino le scarpe come si può, si entra in questo studio dove hanno trovato, diciamo, fortuna piccoli e grandi progetti, alcuni dei quali sono riusciti ad essere realizzati, prego no, grazie, questo no, ed altri un pochino più piccoli. Ma ecco, qui si trova l'area dove si stampa, qui vedete il plotter. Si stampa anche delle cartelline dei progetti già in cartella, vengono fuori, sono tutti ordinati e poi niente, queste cose qua. Tra poco tutto questo sarà venduto per fare fronte alle spese del matrimonio. Suoni irlandesi celtici. Pronto? Testa di cazzo! Oh. Mamma mia, si è messo così male, io ti chiamo dall'Italia e te dici io? Oh. Senti, se c'hai l'armonica portata di mano puoi anche fare una sonatina, ma breve, tipo 10 secondi. Ce l'ho intanto. Strano. In diretta dall'Irlanda, da Galway, Pier Paolo Filippini in... La. La. Essendo la, deve suonare in la. Aspetta, eh. Vai, vai! Sempre qui. Il finale di... Siccome suona l'armonica, adesso non sente che io gli dico basta. Sì, perfetto! Ok. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Senti, del grande assente Goracci. Ah, e la dama. Goracci no. No, Goracci purtroppo adesso ce la fa, è indaffarato col lavoro, è innamorato. Ma ti mancherà più Goracci o la dama da 5 litri? Ma penso la dama. La dama di Goracci è inconfondibile, c'ha un collo diverso. Si chiappa meglio, si serve meglio. Poi pare che da 5 litri, ma ne tiene 15. C'ha il sottovuoto. La polizia! Innamorato.
bacio piccolissimo sulle labbra c'è di zucchero. Come si spegne? Con un bacio piccolissimo. Ricordi Mike Stark? Come hai fatto innamorare? Ai 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 con un bacio piccolissimo sulle labbra tue di zucchero, con un bacio piccolissimo. Fermiamoci tu. Dolce amore, tu parti domani. Monte mare, ma c'hai le sue mani nella gloria più madana. Sì. Via. Ale, mi piace questa risposta. Dove sei? Sono a Valmontone. Valmontone? A Valmontone, sì. Che fai? All'outlet sei? Esattamente. È vero? Esatto. Senti, sono in diretta con una rete locale, quindi stanno riprendendo i miei momenti intimi. Sì. Allora, se vuoi lasciare un tuo contributo in quanto testimone. Beh, così, guarda, c'ho un gelato che mi sta squagliando in mano, però, facendo una metafora, non è che passo che farai sarà come uscire a vedersi un gelato al sole, sarà una cosa molto più solida e lunga e con grande, assolutamente sì, e con grande, come dire, consistenza. Quindi anche se questo cioccolato caffè e panna che mi si sta sciogliendo sulle mani, il gusto è ottimo, quindi diciamo che più lo che lo stesso gusto del matrimonio. Senti, più che un cono sarà una cassata. No, direi proprio di no. Qui ci stiamo organizzando alla grande, proprio ho appena avuto conferma anche di la Fonissos, quindi siamo pronti, stiamo ultimando la parte abbigliamento. Ah, bene, perfetto, va mia bene sposa sta, la mia sposa sta portando lo sposo, sì, quindi perché sta mangiando un gelato anche lei. Bravi, buona leccata, allora ci sentiamo presto. Sì, ci sentiamo presto, dato. Ciao. Ciao. Stasera quando viene, hey! Stasera quando viene, sarà una stasera. E va perché sabato sera non è venuto da me. E va perché sabato sera non è perché
Ciao. Che fai? Sono sotto osservazione. Che hai fatto? Ieri sera alla festa. Che è successo? Sono caduto in tentazione. Sì? Ed è una, era lì. Dai. E c'avevo la testimone che mi badava. Dai, cazzate. Osservazione che vuol dire? Sotto osservazione perché dopo è arrivato il fidanzato. Sammenato? No, dammi di cazzate. Arcata sopraccigliare destra. Arcata sopraccigliare destra. Quella che già tu mi hai fatta. 3 punti. Lei 4 puntatoni. Caduto in tentazione è una cosa più. Ma no, non è vero niente. Ah, sì, come fattivola. Dice cazzate. Boh, questa l'ho registrata, Che? Che hai detto. Te hai detto, adesso hai detto che patibola dice le cazzate. Che? Ne conferma. È vero. Salute. Ciao. Ciao. Bello, bella, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 buona mattina. Mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Martino, portami via. Bella, ciao, bella, ciao. Seppellire la gaia di bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire la gaia di noi con un radio verso e tutti quelli che passeranno bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 tutti quelli belli che passeranno ti diranno che questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. E questo è il fiore la 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 la